L'associazione RIDIS ha donato alcuni libri al Veneziale per regalare momenti di svago e di riflessione alle persone ricoverate. Anche all'interno dell'ospedale di Isernia, dunque, nasce così il primo punto RIDIS, social library, già diffuso in altri locali pubblici e privati della città. Oggi apriamo al Veneziale il primo reparto RIDIS. In pratica andremo a mettere il punto RIDIS con una biblioteca, una social library che è diffusa già in tutta quanta Isernia, in ospedale per dare un po' di distrazione a chi si trova qui ad affrontare sia un brutto male che un brutto periodo purtroppo legato al Covid, e quindi si sente lontano dalla famiglia, dalla società e dal resto della città. Noi lo mettiamo in comunicazione tramite la lettura, speriamo. È stato Stefano Potena a spiegare il senso dell'iniziativa nella consapevolezza che la lettura di un buon libro crea condivisione e migliora l'individuo. Allora, RIDIS abbiamo deciso di mettere dei punti nelle piccole biblioteche in ogni locale di Isernia, ogni punto di Isernia, con la speranza, appunto, come ha detto anche il mio carissimo amico Gabriele, di dare un momento di distrazione o di anche unione a tutta la città e tutti i ragazzi, ecco, che possono, hanno l'opportunità di leggere ovunque vogliono. Ecco. Per il primario del pronto soccorso Lucio Pastore, che ha accolto davanti al reparto i soci dell'associazione RIDIS, si tratta di una iniziativa lodevole, unica nel suo genere, che consente ai pazienti di tenere allenata la mente anche in un momento di grande difficoltà per il fisico. Allora, queste sono iniziative fondamentali. Al di là della difficoltà momentanea che abbiamo per il Covid, quindi con un isolamento marcato, in cui la lettura sicuramente può essere un momento importante per ciascun individuo, dobbiamo ricordarci che in questo momento c'è un impoverimento del linguaggio, specialmente nelle nuove generazioni, per mancanza di lettura, per una comunicazione fatta tramite i social che tende a ridurre di molto quella che è la capacità di esprimersi, di avere linguaggio. La diminuzione della capacità del linguaggio implica una diminuzione della capacità di pensiero. È importante riprendere la lettura perché debba potersi avere una coscienza critica sempre più profonda.